Ed eccoci qua a parlare di Pixel 4 e di astrofotografia. Allora, ragazzi, io sto per uscire, ma prima voglio farvi un piccolo discorsetto sul Pixel 4. Questo è l'XL, avete visto già l'unboxing. Io questo video lo sto girando in 4K a 60 fps con la frontale da iPhone 11 Pro Max, cosa che il Pixel 4 se lo può anche scordare. Se via software raggiungeranno la possibilità, si rinsaviranno un po' mentalmente, aggiungeranno la possibilità di girare video con la posteriore a 60 fps in 4K. Così, giusto un pensiero mio, magari potrebbero farlo, visto che il problema è solo lo spazio occupato. Dubito che la frontale che gira a 1080p possa arrivare a 4K, a meno che non l'abilitino loro, ma credo che non sia proprio il sensore adatto, magari mi sbaglio. Comunque, io sto per uscire con questo, che è un Manfrotto, con il mio iPhone 11 Pro, con il quale farò qualche ripresa, almeno ci proverò perché sarò al buio. Mi aiuterò con ve lo faccio vedere. Questo aggeggio qui, che è un robot cinese preso su Amazon molto tempo fa, che praticamente lo utilizzano le beauty blogger. Questo si mette qui, davanti alla frontale, e fa luce. Io con questo spero di riuscire a fare qualche ripresa al buio su quello che sto per andare a fare. Mi sa che avete sentito un po' troppo casino. Prima voglio dirvi delle cose sul Pixel 4 XL. Allora, lo sto usando da poche ore. Le prime cose che ho notato sono la ricarica, che è veramente molto molto rapida, dal 30% al 100% mi segnava 36 minuti con il caricatore del MacBook. Quindi, secondo me è stata velocizzata, perché con il Pixel 3 XL più o meno a memoria mi sembra che segnasse qualcosa come un'ora e mezza più o meno per arrivare a piena carica, più o meno dalla stessa percentuale di batteria. Un'altra cosa, come è stato riscontrato da tanti recensori americani, il Pixel 4 XL si sblocca molto velocemente, ma si sblocca un po' troppo. Tant'è che io ho dovuto disabilitare l'ingresso diretto nella home, che vuol dire che se io sblocco il terminale, mi rimane sulla lock screen e poi io faccio uno swipe e vado alla home, perché me lo ritrovo continuamente aperto. Cioè, praticamente ho dovuto disabilitare il Rise to Wake, ho dovuto disabilitare l'ingresso direttamente alla home, quindi rimane sulla lock screen. Uno, per vedere le notifiche, così diciamo al volo, e due, perché effettivamente, ripeto, mi trovavo il telefono continuamente sbloccato, perché sblocca talmente veloce, talmente a qualsiasi angolo, che veramente voi tenete il telefono così e si sblocca. E questo è un pro, ma è anche un contro, perché vi trovate il telefono, ripeto, completamente, continuamente sbloccato. Quindi andate a premere cose, eccetera, eccetera. È una cosa che non mi piace granché e che quindi ho disabilitato. Non mi costa nulla fare lo swipe, si perde un po' questa cosa, perché se nel momento in cui metteranno il fix per il discorso di guardare effettivamente dell'attenzione sullo schermo, allora forse la cosa cambierà, perché se io sto così e il telefono mi si sblocca senza che io lo guardi, continua a sbloccarsi di continuo. Quindi disabilitato quello, disabilitato quello. Le prime impressioni sul radar sono molto positive, perché veramente il telefono poggiato sul tavolo si spegne quando vi allontanate, si riaccende subito quando vi avvicinate, quando andate a prenderlo si sveglia, cioè dice eccolo, sta per sbloccarmi, e poi si sblocca di continuo. Si è appena sbloccato di nuovo, però fortunatamente almeno non mi è andato sulla home. Quindi diciamo che i pensieri sono un po' misti. Io adesso spero vivamente, perché io ancora non sono uscito di casa. Allora, sono le 7 meno 10, non è mezzanotte, non è notte fonda, ma è inverno e praticamente ha fatto buio. Voglio andare, devo guidare per un po', devo guidare per una ventina di minuti circa, forse di meno. Dipende da che posto trovo. Io ho visto un po' come si fa questa roba, perché io non l'ho mai fatta. E diciamo che, a parte, servirebbe un treppiedi più grande, ma non mi va di portarmelo appresso. Mi appoggerò sull'auto. E poi c'è il discorso del... Posso appoggiarlo sull'auto, sto coso? Mia graffia? No, meno male. E poi c'è il discorso della... come si chiama? Light pollution, dell'inquinamento di luce della città. Quindi bisogna andare in un posto che non abbia uno luci, due lampioni, tre case case illuminate. Siccome io non vivo a New York, fortunatamente non è che ogni posto che giro c'è, insomma, qua ci stanno parecchie strade di campagna, ci sono le montagne e c'è anche il mare.
Quindi sto uscendo prima perché uno è già buio e due voglio vedere se riesco a trovare un posto non troppo lontano, ma in caso non riuscissi a trovarlo devo andare fino al mare e comunque facendo i giri se ne parte una mezz'ora. Quindi io cercherò di aggiornarvi, non so come farò perché queste cose vanno fatte almeno in due, uno che arrivia e uno che fa le cose, io cercherò di fare tutto da solo come mio solito, scusatemi se la qualità non sarà altissima di questo video. Spero che uscirà almeno una foto decente. Sto andando veramente ad occhi chiusi, quindi il risultato lo vedrete. Se state vedendo questo video, forse comunque qualcosa di carino sarà uscito. Noi ci vediamo dopo. Vabbè, senza che metto il selfie coso lì per le fashion blogger. Il primo posto è andato molto male perché io pensavo che qui fosse buio, ma in realtà sto parcheggio è completamente illuminato, quindi fail. Ok, sono al mare. Qui è completamente buio, non c'è assolutamente nulla. Voi vedete sta cosa spettrale che è la mia faccia. Adesso proviamo un pochettino a puntare in alto, vedo qualche stella, vediamo se funziona. Allora, ho trovato un muretto. Adesso prendiamo, sistemo un attimo il... prova foto notturna. Astrofotografia attivata. Vediamo un po' come funziona, lo sistemo un attimo. Ok, ho puntato relativamente in alto il terminale. Proviamo a scattare la prima foto. Mi dà 4 minuti rimanenti. Mi dice di non muovermi. Noi ovviamente non ci muoveremo. Aspetterò un po'. Intanto io ne approfitto e svapo. E vediamo un po' il risultato. Manca un minuto e mezzo, qui dice equalizzazione dell'immagine, acquisizione di più luce, io comincio a vedere la foto che si sta un po' componendo sotto i miei occhi, ovviamente fa schifo perché deve essere ancora elaborata, io spero che il risultato sia buono anche perché fa abbastanza freschetto. Ok ragazzi, la prima foto è andata, ne voglio fare un'altra adesso puntando direttamente al cielo, voglio vedere che cosa succede. Vai, 3 minuti e 01, non muoverti, chi se muove? Ok, spero mi sentiate perché sto veramente in una posizione scomodissima. Allora, le prime due foto sono andate. Quello che penso io è che secondo me ci vuole comunque un elemento di, tra virgolette, disturbo per dare un attimo di interesse alla foto. Quindi mi sono girato, faccio l'ultima foto. Una foto che ha sullo sfondo lì, se riuscite a vederlo lì dalla mia mano, sperlonga, quindi una piccola parte di città. Io adesso premo. Ci dà 4 minuti e 03, quindi aspetterò questi ennesimi 4 minuti, poi torno in macchina perché anche basta. Ed eccoci qua, sono rientrato in macchina. Dio se fa freddo, porca puttana. Forse è meglio se mi tolgo gli occhiali perché fanno un sacco di riflesso con sta mega luce che c'ho per le fashion blogger. Allora, io ho rivisto le foto sul mio telefono e wow, belle. Non c'è un cazzo da dire, sono veramente belle. Da quello che ho visto dal terminale, io non le ho viste ancora su PC, se ho qualche update ve lo faccio dopo in post, però se non vedete qualche pezzo spezzone di video dopo vuol dire che più o meno confermo quello che sto dicendo adesso. Da quello che ho visto sul terminale sono molto definite, molto belle, le stelle sono pulite,
Sono puntini, però sono puliti. C'è un'elaborazione allucinante dietro. Mi piacciono un sacco. E penso che sia una funzionalità che uno fa una volta, due. Non lo so. Le prime due mi sono piaciute, ma neanche tantissimo. L'ultima mi piace particolarmente di più, a meno che vedendola grande non è uno schifo, ma mi sembra che sia veramente, ho zoomato un po', mi sembra che sia veramente bella, perché c'è comunque qualcosa da guardare, non solo un campo stellato che poi alla fine un cielo stellato che poi alla fine è un cielo stellato bello e tutto, poi immagino magari d'estate col cielo più pulito, ci sono anche delle nuvole. Non è stata la condizione ideale per farlo, non è il posto ideale per farlo, perché Michele mi ha spiegato che c'è comunque dell'umidità sospesa al mare. Bisognerebbe andare in montagna per fare questa cosa, bisognerebbe avere qualche elemento come le foto che abbiamo visto con l'altalena, con le persone che poi sono rimaste immobili così per 4 minuti, non so come cacchio hanno fatto. Ci vuole molto tempo per scattare, però il risultato è veramente bello. Devo essere sincero, è veramente molto molto bello. GG Google, avrei preferito comunque un ultra grandangolare. Io spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato informativo, che sia stato realizzato più o meno bene, perché con i miei mezzi e da solo è un po' difficile riprendere e fa tutto. E ma che c'ho? Le caccole, no. Mamma mia, sta luce spara troppo però, porco Giuda. Che poi sta al minimo, posso anche accenderla di più. Adesso l'ho spenta. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.